Sono state messe in una posizione che non si potevano nemmeno rendere conto di che cosa stavano acconsentendo a fare perché sono ancora troppo piccole per poter capire certe cose. Io mi chiedo, tra i genitori, tra i truccatori, tra i registi, tra gli altri attori maggiorenni, è possibile che nessuno si è reso conto che mettere zoom di culi di minorenni in una pellicola per Netflix? È una cagata pazzesca! Mamma mia, che capelli. Ciao ragazzi, allora nuovo video in cui parleremo di una questione spinosa successa in questi giorni. Allora, devo dire che questa è la continuazione del video uscito qualche giorno fa, l'ho registrato esattamente un secondo dopo. Questo vorrà essere una free talk su un film che è uscito di recente su Netflix che si chiama Cuties, che diciamo ha fatto molto molto discutere per ragioni molto molto poco nobili. Tant'è che su Twitter sono giorni che ormai è in trending, non so se anche in Italia, ma comunque qui in Giappone e in America lo è stato, l'hashtag cancelling Netflix, quindi disiscriversi da Netflix. Vi dico già che vorrei cancellare la mia iscrizione a Netflix e sto pensando seriamente di farlo, ma vedrò come si svilupperà la situazione e in base alle azioni che prenderà Netflix sceglierò se mantenere la mia iscrizione o disiscrivermi, perché ragazzi non è la prima volta che volevo disiscrivermi da Netflix. Era già successo in passato quando in un film con Sandra Bullock avevano messo delle scene, vabbè, insomma questa è una questione a parte. Comunque, se qualcuno vuole cercarsi la controversia relativa a questo film può andare a farlo. Ma parliamo nel dettaglio di questo film. Questo è un film francese che ha fatto già incazzare prima ancora dell'uscita, e già prima dell'uscita appunto c'erano petizioni per cancellare l'iscrizione a Netflix, per fare rimuovere questo film da Netflix, firmate tra l'altro da più di mezzo milione di persone prima ancora dell'uscita internazionale di questo film. Quindi ci sono state mezzo milione di persone che prima ancora di vedere questo film volevano già togliersi da Netflix e avevano richiesto di cancellarlo. Questo perché avevano fatto già girare la copertina del film e poi c'era questa descrizione annessa che vi vado a leggere. Allora, dov'è? Amy è un'undicenne che è interessata a un gruppo di twerking. Sperando di unirsi a loro, inizia a esplorare la sua femminilità, sfidando le tradizioni della sua famiglia. Inoltre, c'è da dire che questo film è stato anche targetizzato per un audience di adulti. Praticamente, questo è un film basato su una ragazza undicenne che tuorca tipo la Lamborghini in un film a 11 anni per un pubblico d'adulto. Quindi un film fatto da adulti per un pubblico d'adulti in cui i genitori di minorenni accettano un pagamento per permettere alla loro figlia di tuercare in un film. Cioè, capite quanto è malata questa cosa? Siccome non vogliamo decontestualizzare niente, vi dico già che il trailer aveva ricevuto subito veramente l'incazzamento generale da tutto il pubblico di internet, eccetera, eccetera. Infatti, potete vedere quanti dislike aveva questo trailer. Che cosa è successo? Che diciamo, Netflix ha cercato di fare un po' di damage control e quindi, diciamo, ha rilasciato degli statement dicendo che si scusa con il fatto che questa copertina fosse stata un filino, diciamo, misleading, e che il film in realtà vuole essere una critica a tutto questo mondo del twerking e dell'oggettificazione della donna, che in realtà ve ne ho già parlato su questo canale quando abbiamo parlato del K-pop, ragazzine di 11, 13, 14 anni che le mettono a twerkare sulle note di Ariana Grande, che vi ho detto, secondo me, ok, se sono d'accordo lei e i genitori, però non mi sembra un buon comportamento. Io non me ne intendo molto del, diciamo, discorso della danza, eccetera, eccetera, però non mi sembra una cosa carina. Ma quello che ha fatto questo film è stato peggio, perché c'erano zoom su zoom di culi e di, diciamo, la parte davanti di bambine tredicenni. Cioè, capite che è una cosa assurda, cioè sbagliata a tutti i livelli. E tra l'altro, io ho visto il film solamente per potervi dare un contesto, ma in realtà, secondo me, la gente che non ha visto il film e vuole esprimere la propria opinione su questo film è legittima di farlo, perché secondo me non c'è giustificazione per un film del genere. E anche se la regista di questo film è una donna e ha detto che ha fatto questo film proprio per criticare questa oggettificazione delle minorenni, tu non puoi usare un film in cui oggettifichi una minorenne per poter far passare questo messaggio, perché tu stessa in primis stai oggettificando una minorenne. Cioè, capite che è una cosa sbagliatissima. C'è stata anche un'attrice americana
che ha detto, mi sembra Thompson, che ha detto che lei ha visto il film, che l'ha trovato bello e che appunto lo ha fatto questa regista, e ha detto che lo ha fatto apposta per questo motivo, e inoltre ha avuto anche il coraggio di dire che c'era anche una psicologa che ha seguito tutto il cast per essere sicura che non ci fossero altri problemi, eccetera eccetera, il che è una cosa ancora più assurda. Secondo me non c'è giustificazione che tiene, perché di fatto sono state sfruttate delle minorenni, quindi di fatto secondo me questo film non doveva esistere, deve essere rimosso. La cosa comunque che mi ha fatto piacere è che tantissime persone, comunque politiche americane, si sono schierate proprio a sfavore di questo film, e Netflix, che ancora non ha risposto, non ha preso dei provvedimenti a data di oggi, non so se quando verrà pubblicato questo video le cose cambieranno. Però non lo so, tutta questa situazione mi ha fatto un po' schifo, e niente, tutto quello che posso dire è che è abbastanza vergognoso. Cioè, secondo me, se il messaggio che volevano dare era realmente quello di non oggettificare una donna minorenne, avrebbero dovuto prima di tutto o usare una maggiorenne che faceva finta di essere minorenne per quel film. Anche nei porno, quando mettono uno che vuole essere, praticamente vogliono mettere una studentessa, scrivono all'inizio del film: ragazzi, questo film non sono stati usati minori, perché non puoi, cioè contro la legge, usare minori per fare queste cose. Tra l'altro ci sono un sacco di regole per usare i minori nel film. Io mi ricordo quando ho fatto un telefilm che comunque c'erano dei minorenni e loro non potevano lavorare più di 8 ore o oltre una certa ora. Ci sono un sacco di regole che tutelano i minori, quindi non lo so ragazzi, è un discorso, secondo me non è neanche un discorso complicato, è un discorso di cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Questa è una cosa sbagliata a priori, e non c'è nessun fine che potrebbe giustificare un mezzo, perché voi non potete in alcun modo, in nessuna circostanza, sfruttare un minore per poterci guadagnare un profitto, perché al di là del messaggio che questa regista o la produzione voleva mandare, di fatto quello che hanno fatto è sfruttare un minore per farci dei guadagni, mettendoli a twerkare in un film. Cioè, capite, veramente è assurda questa cosa. Infatti, cioè, ne sto parlando da 10 minuti, ma mi sembra una cosa talmente ovvia che veramente non riesco a capire perché in tutto questo processo di produzione di questo film non ci sia mai stato nessuno che magari ha detto: per me è una cagata pazzesca! Ma non è che stiamo facendo una cagata pazzesca. Io posso capire soltanto le ragazzine che non lo capivano, perché sono state messe praticamente in una posizione, sono state messe in una posizione che non si potevano nemmeno rendere conto di che cosa stavano consentendo a fare, perché sono ancora troppo piccole per poter capire certe cose. Io mi chiedo, tra i genitori, tra i truccatori, tra i registi, tra gli altri attori maggiorenni, è possibile che nessuno si è reso conto che mettere zoom di culi di minorenni in una pellicola per Netflix è una cosa sbagliata? Quindi secondo me tutte le persone che sono state coinvolte in questo film, Netflix in primis, perché comunque prima di mettere questo clip online l'ha visto, non siano intervenuti, quindi schifo tutti, rimediate al più presto, se no io mi disiscriverò da Netflix e spero che tutte le persone che conosco si disiscriveranno con me. Avrebbero potuto fare un cartone animato su sta cosa, avrebbero potuto girare quelle stesse scene di twerking magari utilizzando delle persone maggiorenni, avrebbero potuto, non lo so, inquadrare il pubblico magari in queste scene senza zoomare sui culi delle tipe, avrebbero potuto farci un magari anche un fumetto, qualcosa, cioè sarei indirizzato per un pubblico d'adulti, ma non utilizzare delle minorenni per questo. Ragazzi, questa è la mia opinione, mi auguro veramente che in questo caso siete tutti d'accordo con me, soprattutto in un paese civile. Cioè, ragazzi, anni e anni di storia e di legge per arrivare a fare un film del genere, ragazzi, e se non fermiamo questa pellicola, chissà quante altre pellicole schifose come queste usciranno. Cioè, perché capite, più si va oltre questa linea di confine tra buon gusto e cagata pazzesca, più questa linea si sposterà verso vabbè, non sappiamo dove e non lo voglio scoprire, e spero che l'umanità si fermerà prima di ciò. Ecco ragazzi, questa è la mia opinione, niente, ditemi che cosa ne pensate, mi raccomando lasciate un mi piace, condividete questo video se lo ritenete necessario, che mi aiuterete a crescere su questo canale. Grazie mille, ciao.